Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. E oggi vi voglio parlare della preparazione dell'unghia e della dry manicure con una sola punta per fresa. Io inizio con il sanding belt e grana 180 e a questa velocità di fresa. Allora, per prima cosa ovviamente ho abbassato la struttura con la punta per fresa in carbide. E adesso vado a omogenizzare la superficie, ovviamente con il mio sanding belt. Levigo per bene la superficie dell'unghia, sia la parte con ricrescita che quella dove mi è rimasto il gel o l'acrigel o semipermanente, eccetera eccetera. E vado, quando passo nella parte dell'unghia, della ricrescita dell'unghia, vado anche ad alzare inizialmente, inizio ad alzare il giro cuticole. Questo mi dà già una buona mano. Io ho notato che se utilizzo la fresa a giri abbastanza bassi, come se utilizzassi una punta per dry manicure, non brucia per niente. Il segreto è anche comunque quello di non passare troppo nello stesso punto. Ecco, io sistemo anche la punta, mi guardo dritta la punta e me la sistemo in modo che non ci sia troppo accumulo di prodotto. Ovviamente con questa punta sistemo anche lo scalino che si crea tra la ricrescita dell'unghia e il gel. E vado anche sotto al bordo libero, ecco qua, e con il mio sanding belt ho finito. Passo poi a questa punta, sempre a giri abbastanza bassi. Questa è una punta a cono, l'ho presa su AliExpress, poi vi metto i vari link. E con questa vado a sistemare i laterali, sistemare il giro cuticola sia sopra che sotto, tolgo quindi tutta la cuticola che risulta in più, che non mi serve. Giro il dito da una parte e dall'altra per vedere come riuscire a togliere meglio la cuticola. Non andate mai sforzando sempre nello stesso punto, quindi andate da una parte, dall'altra, andate prima con i giri a destra, poi i giri a sinistra, e non insistete nello stesso punto perché può comunque creare sia bruciore che comunque tagliare la pelle. Quindi state molto attenti e ovviamente dovete essere molto leggere. Ogni tanto spolverate, ricordatevi di farlo sempre. Perché togliendo la polvere riesco a capire bene dove devo andare, cioè non dovete andare a caso così su tutta l'unghia, dovete andare dove serve, perché sennò rischiate veramente di rovinare la matrice o comunque di rovinare l'unghia stessa. Vado bene quindi negli angolini, nei laterali, sotto alla cuticola. La cuticola la tolgo, però quando vado sotto al giro cuticole, mi raccomando, l'unghia, la matrice la sfioro, ok? Non vado con la mano troppo pesante, sennò rischio veramente di fare dei danni. Quindi spazzolo bene dopo aver passato il cleaner ed ecco qui la mia manicure perfetta. Io vi aspetto nel prossimo video, sempre nel mio canale YouTube Professione Onicotecnica e nel mio gruppo Professione Onicotecnica. Ciao a tutti, grazie mille di seguirmi!